siamo giunti anche allo stand Fuji con la nuova GFX50R, la nuova medio formato di casa Fuji. Sembra una X-Pro3 un po' più ingrandita ma con sensore medio formato. Stiamo guardando l'ottica 3264. È un corpo mostruoso con 50 megapixel, display filmabile e viewfinder a altissima risoluzione. Adesso lo useremo per fare un qualche foto a questo set che hanno allestito qua dietro di noi con mettendo dentro la nostra scheda di memoria. Il fatto che hanno tenuto gli stessi automatismi della, e anche come corpo della X-Pro2, infatti il joystickino qua di messo a fuoco è uguale, ha sempre la simulazione delle pellicole, molto apprezzata per casa Fujifilm, e nonostante sia la meglio formato la raffica è davvero notevole. Insieme alla nuova Fujifilm X-T3, l'evoluzione della X-T2, grande successo di Fujifilm. Questa qui presenta un nuovo sensore, sempre X-Trans, da 26 megapixel e il nuovo processore X-Press 4, che le permette di registrare filmati in 4K a 60 fps, addirittura in 4.2.0 10 bit interni alla macchina o in 4.2.2 10 bit sull'HDMI esterno. Inoltre il nuovo processore permette un autofocus sensibilmente più veloce del modello precedente e l'EVF viene portato a 3.7 megapixel con un frame rate di 100 fps, quindi è molto fluido con lui. Il display ottiene anche la vascolarabilità, non soltanto l'inclinazione verticale ma anche laterale, come possiamo vedere. Presente sempre il joystick per muovere i punti di autofocus che diventano molto più veloci. Rimane invece invariato il design, appunto classico di Fujifilm con tutti i controlli manuali. Inoltre è apprezzabile la presenza del doppio slot per due SD card, molto apprezzato per i professionisti. Il corpo macchina ha questo grip qua molto comodo per il pollice, oltre alle ghiere posizionate molto bene come comodità e come ergonomia. Si può regolare velocemente gli ISO, i tempi, i diaframmi direttamente sull'obiettivo. Tra l'altro stiamo montando il 16-55 2.8-4, una bellissima lente stabilizzata. Permette inoltre di simulare il, come è ormai classico da Fuji, il tipo di pellicola, quindi la simulazione pellicola come standard video. Inoltre presenta il nuovo H265, formato HEVC, che è molto più compresso rispetto all'H264, ma migliora la qualità e come potete vedere permette di registrare in 10 bit. Possiamo decidere di girare anche in 60 fps o in 120 fps. Permette inoltre di scegliere se esportare in SD, sulla SD in Full HD o in 4K e sull'HDMI, quindi posso configurare per decidere con che risoluzione esportare sull'SD card e con cosa sull'HDMI. Posso scegliere il 4K su entrambi, posso scegliere la simulazione esposizione e ricordiamo appunto avere 60 fps anche sul 4K. Allora, il livello di zebra selezionabile. Il zebra setting, si può decidere con che tipologia di zebra formare. Il time coding ha un sacco di funzioni utili per i videomaker.